Allora, siamo qui con Coach Magelli dopo la vittoria sofferta e dopo una partita combattuta. Sono arrivati 2 punti che sono veramente importanti. Sì, beh, è stata una partita era decisamente una partita fondamentale, visti i risultati delle altre squadre, che appunto le nostre, le squadre, diciamo le prime della zona calda, le più vicine a noi della zona calda hanno perso, quindi questa vittoria ci ha un po' allontanati appunto dalla zona dei play-out, momentaneamente ovviamente, sperando che questo momento duri più a lungo possibile. È una partita particolare perché già da ieri sera, da ieri pomeriggio in allenamento, Musetta ha avuto un risentimento, una contrattura agli addominali, e Toniato e Caroli hanno fatto un testa contro testa che c'è stato un momento in cui sembrava davvero si fossero fatti male, per fortuna non è successo niente di che. E poi in più stamattina riceviamo la notizia che non possiamo giocare nel nostro campo e diventa tutto molto più complicato. Noi siamo stati anche capaci di complicarci ancora di più la vita, partendo in una maniera di nuovo poco attenta e niente, quindi poi alla fine qualche piccolo accorgimento tattico, ma soprattutto tanto cuore, ci hanno permesso di chiudere una partita decisamente fondamentale. Nel finale punto a punto sono state decisive le giocate sia di Myers che e anche di Caroli. Assolutamente sì, noi nel finale siamo trovati a giocare con 4 piccoli. Problemi di falli. Sì, problemi di falli continui per tutta la partita. Arbitraggio fiscale comunque. No, ma prescindere dall'arbitraggio comunque è stato eco, ma fiscale. Sto parlando del fatto che comunque noi ci siamo trovati a dover gestire una situazione falli, quindi a dover gestire delle rotazioni particolari, a doverci trovare in situazioni in cui appunto giocatori erano in campo con falli, quindi anche c'era tutto un rincorrere, dover costantemente lavorare concentrati, sia noi dello staff che i ragazzi in campo, perché c'erano continui cambiamenti, continue variazioni appunto che dipendevano dalla situazione in costante evoluzione, e quindi loro sono stati bravi a stare concentrati e soprattutto finale davvero di gran cuore in cui tutti quanti hanno giocato al di sopra della propria intensità per chiudere la partita. Una vittoria che comunque fa ben sperare per un proseguo di campionato che sarà appunto decisivo, con 5 partite in casa. Andiamo a giocare contro comunque le prime 3 della classe. Cosa bisognerà fare per riuscire a ottenere il massimo? Bisogna continuare a lavorare duro, continuare a crederci, compattarsi ancora di più in un momento particolare che è questo appunto. In questo momento la squadra si deve compattare ancora di più. La squadra è già un po' di tempo che lavora come un corpo unico, adesso bisogna farlo ancora di più, bisogna farlo con ancora più decisione. Ora speriamo che l'infortunio a Joel non sia particolarmente grave e lungo, lo speriamo davvero, perché in questo momento Joel è un giocatore fondamentale, come è sempre stato, nella squadra, e continuare a lavorare duro, fare davvero, cercare di fare quadrato intorno a noi stessi fondamentalmente.